quali erano? Erano i classici problemi, si dice, problemi di tipo psiconevrotico, quindi persone che trattengono, diventano ansiose, no? Perché magari non dicono la loro, hanno paura, si sentono chiusi, riservati, no? Allora sviluppavano magari delle depressioni oppure sintomi ansioso-depressivi. Adesso invece, sarà la famosa società liquida, no? Di quel filosofo che ne parlava anni fa, i problemi sono molto cambiati, ovvero gli ansioso-depressivi ci sono sempre, ma ci sono tantissimi problemi di disturbo narcisistico di personalità, disturbo borderline di personalità e disturbi da abuso di sostanze. Sostanze tra cui il gioco d'azzardo patologico. Cosa hanno in comune queste tre cose? Narcisista, borderline, azzardo, che non hanno confini. Perché il narcisista vuole invadere sugli altri. Il borderline non sa chi è e chiede all'altro di dire chi sono io, quindi chiede sempre la protezione dell'altro, no? E il giocatore d'azzardo non ha il controllo degli impulsi e soffre di dipendenza. Quindi i problemi più recenti hanno a che fare con il confine. Se mentre nel Novecento, inizio Novecento, i problemi erano molto dentro, ovvero confini molto chiusi, riservatezza, conflitti interiori, adesso sembra che i problemi siano soprattutto tra le persone. Non sono un sociologo, quindi non so dirvi perché, per come, però adesso tante diagnosi che fanno anche in ospedale, che si vedono nei libri, parlano soprattutto di disturbi di questo tipo. Quindi inerenti proprio alla mancanza di limite, ecco il termine forse migliore che vorrei darvi, mancanza di limite. Perché il borderline, no, quando viene lasciato, cos'è che fa? Chiama il moroso, l'ex moroso, guarda che ho un bisturi tra le mani. E cosa ci vuoi fare, caro, questo bisturi? Beh, potrei farmi un taglio a destra o a sinistra. E aspetta che... Come? Che solitamente... L'altro intervenga. Esatto, ecco, e interviene. Quindi cosa fa? Esce dal confine di sé e chiede aiuto sempre agli altri. Il borderline è un maestro in queste cose. Il narcisista anche lui è un gran maestro, eh. Il narcisista è stupendo, perché il narcisista è quello che si trova sicuro di sé, no? Dicevamo, cioè non l'ho detto, però Pieno di sé. per me è furbo. Perché il narcisista, se qualche persona vicino al narcisista si stufa e dice basta, non sopporto più, guarda, vado via, il narcisista o si arrabbia, ma come fai tu a mandarmi via? Io che sono perfetto, tu sei una merda, ma come ti permetti? Come osi? Se fa così va bene, ma il narcisista può anche usare delle mosse molto più subdole, ovvero fare ricatti morali. Quindi andare in depressione, poverino. Dico poverino perché spesso sono depressioni mascherate. E quindi fanno i sofferenti, fanno sentire in colpa l'altro, per poi riportarselo dentro. Il narcisista spesso fa queste cose, infatti. Il narcisista, ma da manuale, non sto parlando del narcisista proprio con la N grande, ha i cosiddetti tratti manipolatori, o in mente delle coppie con compagni narcisisti, e vi assicuro che è forte la cosa. Sono quasi credibili, eh. Cioè i ricatti morali che fanno, anche il terapeuta può, diciamo, cascarci, perché senti che... E no, lo fanno apposta, eh. Ci soffrono davvero, magari che l'altro veramente vada via, perché sono narcisista, se l'altro va via io cosa faccio? E però vedi che in fondo non c'è amore per l'altro. Il narcisista patologico Amore per se stesso. è tanto per se stesso. Ma starà anche bene così o no? Ah beh, ma i narcisisti non vanno in terapia. No, ci riportano le compagne, i compagni, i familiari. E in terapia sono stupendi, perché come guardano, non l'orologio, non lo fa nessuno. Come guardano il tempo che passa, com'è che è finita la terapia, loro sono bravissimi. Lo fanno in modo nascosto, lo fanno in modo vistoso, soprattutto, tipo, io ho mica problemi, io e lei chiamata.
ovviamente si cercano, cioè, solitamente la persona veramente narcisista ha una compagna o un compagno che comunque è molto condiscendente e sì, gli vanno bene delle cose. Arrivano in terapia, non c'è un cambiamento, metti che nasce un figlio, lei si sente più sicura di sé e inizia a scontrarsi con il narcisista. Allora arrivano in terapia,